Uno. Bentornati a Radio Design. Oggi abbiamo una nuova grandissima, frizzantissima puntata dal Festival della Rete che si sta tenendo qui in centro a Perugia con numerosissimi panel. Oggi sono in compagnia di diversi friends, tra i quali Vincenzo, Francesco, Montefusco, dovevo dirlo, lo zio Palamara che avete già conosciuto per questioni floreali e la Fatina Rossa per questioni instagrammatiche. Allora, benvenuto Francesco. Grazie. Mettiti più vicino al microfono perché non ti si sente. Grazie. Forse devi accendere il microfono a questo punto. Secondo me è questo il problema. In effetti è così, in effetti è così. Okay, ora che siamo collegati, allora raccontateci un po', tu soprattutto che eri il moderatore di questo panel in centro, di cosa avete parlato e cosa è successo questa mattina? Abbiamo parlato di Instagram, in particolare di Stories. Sì. Il titolo del panel era Non fare troppe storie. Non fare troppe storie, in che senso? Perché spieghiamolo meglio. Beh, le stories sono un nuovo formato, no? Nuovo, ormai neanche tanto. Sì. Di contenuto che è stato lanciato in realtà non proprio da Instagram, no? Se vogliamo dirla tutta, ma da Snapchat. Sì, infatti Instagram al solito lo zio Zach, Mark Zach ruba le cose. Esatto, e poi Instagram le ha trasformate in uno strumento potentissimo per comunicare ma anche per fare business. E quindi oggi avevamo come ospiti, oltre a me c'era anche Pinuccio di Striscia la Notizia. Pinuccio, quello Bayer. Pinuccio sono di Striscia la Notizia. E gli ospiti erano Andrea Melchiorre, influencer, fashion blogger, imprenditore, molto bravo. Microfono, microfono, se no non ci si sente. Anche passatevi il microfono con la mano. Che... Così va meglio? Sì. Okay, no, dicevo che è conosciuto anche perché è tronista di uomini e donne, quindi molte ragazze lo conosceranno per questo motivo. Esatto, ma in realtà dentro c'è anche un bel contenuto, nel senso, oltre ad essere esteticamente un bel ragazzo, è anche un ragazzo molto in gamba, sono sincero, imprenditore, fa comunicazione, ha un e-commerce di abbigliamento e gioielli, quindi insomma un soggetto molto interessante che in apparenza può sembrare semplicemente bello, invece è molto bravo, tecnicamente anche molto preparato. Quello che nel gergo chiamiamo bomber. È un vero e proprio bomber, esatto. Bene, bene. Poi chi altro c'era? Poi c'era Giulia Latini, altra ex Uomini e Donne. E anche lei molto brava, anche lei lavora nel mondo fashion. Ok, quindi una fucina di imprenditori, questi uomini e donne. Pensavo sì. Fosse una fucina di deficienti, ma in realtà non è così. E poi c'era Sofia Viscardi, che è nata su YouTube, quindi YouTuber, ma poi è diventata una creator a 360 gradi, un profilo Instagram anche molto seguito, ma soprattutto ha scritto due libri. Quindi ormai si nasce anche, si esce non dall'utero, ma da YouTube. Cioè. Praticamente sì. E tra l'altro, due libri a 20 anni. Ecco, 20 adesso vado a impiccarmi. Esatto. C'è un posto lì in fondo. Lì stanno allestendo la... Per i 35 anni che non sono riusciti... Bene. Ci vediamo dopo. E tra l'altro è stata inserita da Forbes, dalla rivista Forbes, nei top 100 under 30 più influenti nei media. Quindi, insomma, altissimo ragazzetta livello. Con le palle, diciamo, si può dire in radio? Sì, puoi dire anche parolacce, volgarità. No, vabbè, per adesso no, poi quando mi fa incazzare magari... Ma dopo quando ci incazziamo. Quando ma Palamara, volevi dire qualcosa? Siccome hai detto tu prima, adesso vado a... impiccarmi ad accendere il microfono, soprattutto la ragazzetta è stata inserita tra i under 30 più influenti. Ma stai dicendo ancora che io sono sopra i 30, quindi, è tutto finito. Quindi c'è sempre tempo, Nicola. Ah, ok. Volevo dire questo. Non è vero, però grazie per questa tua speranza che ci dai. Ok. Cos'è emerso da questo panel? Manca ancora un panel, esatto, bravissimo, Emi Life, Emanuele Ferrari, che è diventato famoso per il suo profilo Instagram in cui lui creava contenuti che facevano il verso, sì, la parodia degli outfit delle dive. Quindi hai presente tutti questi vestiti assurdi, sì, spazzosi, sì, ipercolorati. Ce l'ho io nel mio armadio. Beh, infatti a quello volevo arrivare. Mi vesto come Lady Gaga ogni esatto. giorno. Non come la nuova Lady Gaga, quella vecchia, quella che si vestiva molto trash. Esatto, e lui ha fatto di questo praticamente il suo mood. E quindi lui pubblica queste foto divise a metà. Da una parte c'è
la foto originale della Lady Gaga della situazione, True One, e dall'altra lui vestito in quel modo, però con materiale di recupero, quindi casco di banana in testa, il cellophane addosso, con attaccato con lo scotch, banane, frutta, una roba fantastica, bello. È un creator molto bravo che ha raggiunto 1,5 milioni di follower. Ah, quindi, che bomba, ha fatto lui, più di lui, ha fatto più di lui, attenzione. 21 anni e appena laureato in economia, quindi comunque non è... Sì, ma tu lo fai a sfregio a dire l'età delle persone. Esattamente, però. Io ne ho 46, quindi figurati. Cioè, se lo stai facendo, cioè lo dici apposta. È autoflagellazione. Ok. Qualcuno che aveva 13 anni che ha 2 milioni di follower, ce l'abbiamo? Sì, la figlia di quella lì, la tipa che ha scritto il libro a 14 anni. Esatto. Non mi ricordo il nome, quella che è nata su Musical.ly, roba del genere. Diciamo, aggiornato. Sono aggiornato, no, no, io seguo i giovani. Tu continui a fare la radio. Tu continui a fare il pirla. Vabbè, continuiamo a fare queste cose autoreferenziali. Bravi, bravi, come la sinistra italiana. Continuiamo, bravi, così, si sparisce subito. Esatto. Bene, ottimo, molto interessante. Allora, Fatina, quali spunti ci puoi dare? Su... Da esterna, tu che hai assistito al panel, cosa è emerso, cosa ti è piaciuto, cosa no? Esatto, siamo curiosi. Poi chiediamo anche al palamara, che non è un animale raro, il palamara. Guarda, in realtà sono argomenti che, come immaginerete, avremmo sentito 2 milioni di volte. Più vicino, però se non li sentiamo. Soprattutto per noi che magari bazzichiamo sempre in questo ambiente. In realtà mi sono resa conto che, per fortuna, esiste anche chi dietro questa parvenza, diceva prima anche Francesco, da Belloccio, in realtà ha fatto un business, l'ha fatto in maniera molto intelligente e soprattutto proficua. Quindi belli sono anche intelligenti a volte. Eh sì. Andiamo via. Possiamo dire. Quindi non abbiamo nessuna... cioè, non servo più. Finita. Benissimo. No, in realtà è un mondo abbastanza complesso, ancora in via di definizione. Infatti uno degli argomenti che sono stati trattati è proprio quello dell'etica, come magari Francesco poi ci spiegherà meglio, se lui parte viva, soprattutto dell'associazione di Agers Italia sul tema. Sì, questo non l'abbiamo detto, poi ci ritorniamo. Niente, no, comunque è stato molto interessante, nonostante fossi partita molto prevenuta. In realtà, devo dire la verità, sono andata più che altro per sentire Francesco, però è stata molto curiosa. Facciamo partire da una cosa dalla regia. È uno sfigato. No, in realtà è stato molto interessante perché mi è piaciuto il connubio tra Belloccio, no, che tu hai l'idea di se la sei ritenuto, no, poi magari hanno pochi contenuti, con magari lui e Pinuccio che... sembravano quanto dissacranti, che no? Poi vi assomigliate, ha fatto proprio questa separazione. Microfono. Ha fatto proprio questa separazione, no? Da una parte i belli, i bellocci, e dalla parte io e Pinuccio. Ora io ti ringrazio, invece, Antonella, grazie. Io mi metto con lui e Pinuccio. Ha detto anche che Francesco è sempre stato uno dei volti simbolo dell'associazione, quindi... nel senso che ha fatto il calendario. È molto apprezzato al pubblico femminile, quindi sì. Stanno arrivando dei messaggi. Si può scaricare. Vabbè, mica ti può sempre... Dove si può scaricare? francescomontefusco.it. Tu gridi troppo mentre loro no, e quindi non, stiamo. Non ho le cuffie. Quindi. Ah, giusto, mettiti le cuffie tu, che io non so come gestirmi la cosa. No, faremo un calendario anche su Montefusco a breve. Io vorrei un calendario anche di Palamara, se possibile. Non so se. Se sei d'accordo, facciamo microfono quando parlate, se no ci sente una mazza. Facciamo io e Alessandro un calendario. Nudo? Sono d'accordissimo. Nudo, nudo. Io faccio le fotine. Posso, le foto in palamara te le passo io. Attenzione, qui finisce malissimo. Ok, ritorniamo serissimi. Ok. Quindi dicevamo, quindi alla fine cosa è venuto fuori da tutto questo? Si parlava di stories, no? Cioè, sì. Farne troppe, farne poche, farsene... Sto scherzando, ovviamente. Riguardo le stories è emerso innanzitutto che bisogna essere costanti, ma non bisogna esagerare. Quindi, secondo Giulia Latini, che era una delle panelist, il suo profilo Instagram è decollato dopo aver deciso di pubblicare in modo costante stories. Ogni giorno delle stories. Dall'altra parte si diceva anche che pubblicarne 488 di fila non è molto utile. Beh. Per cui, diciamo, anche il buon senso è un po' la risposta definitiva su questo aspetto. Poi in realtà ci sono stati trattati argomenti anche molto interessanti e molto importanti, come il cyberbullismo, come la trasparenza nella comunicazione pubblicitaria, perché sappiamo che la nascita dei social è nata di fatto, sono nate di fatto delle professioni, no? Certo. Al di là dell'epiteto influencer, poi in realtà i content creator fanno un lavoro, vengono pagati,
Stranamente, stranamente. Io. Addirittura arriviamo a questo livello di consapevolezza. Esattamente. Per cui poi nasce questo problema di un mondo non regolamentato sulla, sulla TV, sui giornali, quando tu pubblichi un'inserzione promozionale, di natura promozionale, devi scrivere messaggio promozionale, pubblico redazionale, sui social fino a un annetto fa, sì, soprattutto in Italia, perché negli Stati Uniti questo processo è iniziato un po' prima, cioè, indossava le orologine del Daniel Wellington, io non voglio il classicone, il classicone Daniel, ciao Daniel, non faccio nomi, però insomma uno l'hai fatto tu, l'orologino piuttosto che il capo d'abbigliamento, il gioiello, ti metti il trucco sponsorizzato senza dirlo mai nel tuo post, nella tua story, nel... Poi lo sapete tutti, quello è il mio focus, trucco, queste cose qua, sì, infatti... capelli, fashion, taglio particolare, tartaruga, beauty, tartaruga, bel fisico, grazie, grazie, più 30, non fisico, non capelli, mi stanno aspettando con il cappio di là. Per cui ecco, abbiamo trattato anche argomenti di questo tipo. Ovviamente poi ho, insomma, spiegato anche la missione un po' che si è data a Instagramers Italia, Igers Italia, l'associazione di cui faccio parte, che è quella di diventare un po' un punto di riferimento per chi fa o vuole fare questo lavoro, per dare una serie di indicazioni, di linee guida, certo, e servizi, sempre più servizi, anche nell'ottica di professionalizzare questo tipo di lavoro. E quindi niente, questo fondamentalmente. Ma come siamo messi a livello proprio legislativo? A livello legislativo non c'è una legge specifica, c'è il codice del consumo, che esiste da un po' di decenni. Da quando c'era Mussolini, come al solito d'Italia. Che effettivamente parla di pubblicità ingannevole, cioè parla di comunicazione pubblicitaria e di trasparenza. Quindi cioè, c'è l'esigenza di... se tu fai pubblicità, di comunicarlo, di dirlo, di rendere trasparente la cosa. Ovviamente non si parla mai di social, non si parla mai di Instagram, perché quando è stato emanato non c'erano. Non c'era neanche internet, prima del 72. La TV in bianco e nero. Però esistono alcune organizzazioni, alcuni enti che sono intervenuti in questo senso, tra questi oltre noi anche soprattutto l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, lo IAP, che esiste da tantissimi anni e che è un consorzio che associa un po' tutte le principali agenzie di comunicazione italiane, che si è dato un codice di autoregolamentazione e ha recentemente emanato la famosa Digital Chart, che è un po' la trasposizione in chiave digitale di quello che è il codice del consumo. Quindi, dato l'esistenza di un codice del consumo che non parla di Instagram, vi raccontiamo che anche quello che state facendo su Instagram rientra in quello, in quella legge. Quindi la legge di riferimento è quella. Gli spettatori lo conosci? Certo, mando bacini agli spettatori. Continuano a passare davanti alla vetrina e a deriderci. È una figata. È bellissimo. E quindi ecco, fondamentalmente questa è la legge di riferimento e l'interpretazione della legge è stata fatta dallo IAP, ma anche da noi, in ottica però dal punto di vista, diciamo, del content creator. Quindi, in generale, per tutelare il consumatore c'è quello, per tutelare il content creator dal fatto che non c'è una legge specifica, ci siamo noi che abbiamo emanato un codice etico, che comunque ha adesione volontaria, non è cogente ovviamente, però dà le indicazioni necessarie per poter innanzitutto stipulare un contratto decente con la committenza, quindi col brand o con l'agenzia. Sì. E ti spiega cosa fare, cioè dentro il contratto ci deve essere scritto, comunque quando tu pubblichi un contenuto, che ci sia o meno nel contratto, devi obbligatoriamente dare evidenza del fatto che si tratta di un contenuto di natura promozionale. Quindi non è quanto è figo il Daniel Wellington perché lo indosso e mi piace, perché mi stanno pagando per questo. Certo. Quindi certo, questo va detto, questo è un po' il quadro normativo, non essendo un legale magari l'ho spiegato in modo un po' casareccio, però questo è un po' sì, perché quello è il classico che stiamo facendo. Ecco. Posso fare una domanda? No, però lanciati. Non puoi farla. Però oggi abbiamo visto che comunque erano ospiti... Serio? Serio, vai. Mi piace. Ogni tanto sono serio. Vai, mi piace.
erano ospiti 4 persone che comunque erano molto giovani. Sì. Ah, vuoi continuare a ribadire questo concetto? Cioè, mi sono dimenticato la domanda. Scusami, vai avanti. Erano giovani, vabbè, lo ridiciamo, erano giovani. Dai. Come bravi. Belli anche. Come può un ragazzo così giovane essere così influente? Attenzione. Cioè, come può un ragazzo... Ma qui non è dipartimento di filosofia, stiamo entrando nella filosofia. Un milione di follower. Mi stai dicendo che barano? No. Voglio capire le dinamiche, no. Perché anch'io voglio avere un video di fuoco. Ma la dinamica è semplicemente, innanzitutto, la maturità non arriva a 40 anni, arriva quando... Grazie per averlo ribadito. Continuiamo. Intanto passa una mamma. Quando sei in gamba anche da giovane, e questi strumenti, diciamo, l'avvento dei social e del web hanno amplificato questo fenomeno, quindi ha dato opportunità a molte più persone. Prima c'era la TV quando c'eravamo noi, quindi questa è una bella scusante che possiamo utilizzare. Esatto, noi non avremmo mai potuto a 20 anni, no, diventare delle star semplicemente perché non c'erano gli strumenti. Oggi ci sono, quindi altrimenti io e te saremmo diventati sicuramente. Io avrei fatto il panico probabilmente. Sì, esatto. Ma io avevo la telecamerina mia ancora a nastro negli anni, quando avevo 20 anni, sto dicendo negli anni 20. Ma più o meno sei. Sono là, mi sono fatto adesso più o meno 90 o 100 anni. Quindi di fatto questi strumenti, poi c'è anche chi bara, come diceva Nicola, però. No, questo l'hai detto tu, io non l'ho mai detto. Ah, l'ha detto benissimo. Non l'ho detto io. Ha detto Vincenzo Francesco. Però di fatto se sei bravo su questi, grazie a queste piattaforme riesci a emergere molto più velocemente rispetto al passato. Allora, io do anche la mia chiave di lettura, divento serio per qualche secondo. Secondo me, semplicemente essendo loro diciamo i veri fruitori della piattaforma, perché alla fine sono certo. Il target vero sono loro, hanno sicuramente più strumenti e più capacità. Intanto il professor Groman passa, il top, hanno sicuramente più bellissima questa cosa di vetrina. No, sicuramente secondo me loro hanno proprio il linguaggio più efficace, probabilmente noi sono che più siamo... bravi di noi, diciamo. No, ma semplicemente perché siamo di una generazione diversa che non riesce forse a capire neanche come funziona e cosa può piacere, perché quello che... Sì, perché quello che loro fanno tendenzialmente a me sembra così banale e fastidioso a tratti che dico, vabbè, non è possibile. Scusa se ti interrompo. Scusami, sono vecchio, abbi rispetto. Ma può essere anche il contenuto, devi avere un'idea comunque che nessuno prima ha avuto per... Vabbè, sicuramente... sicuramente si è seguito, perché comunque ci sono tantissimi ragazzi che usano Instagram e non tutti hanno i numeri di quelli che comunque erano presenti oggi, quindi devi avere un'idea che gli altri non hanno avuto. Sì, vabbè, di quelli che avete citato voi, credo che sicuramente sia intanto... appunto originale, essere originale e differenziarsi dagli altri, cioè caratterizzarsi per qualcosa è fondamentale, perché oramai tutti i ragazzini, le tipe soprattutto, si fanno i selfie eccetera, lì ci sono arrivate tutte le tipe, sì. No? Però sicuramente differenziarsi e avere, che ne so, una caratterizzazione particolare funziona, e poi il fatto che loro sanno cosa piace ai loro coetanei è... anche il modo di raccontarlo, no? Certo. Io per esempio li seguo diversi, sempre lui che un po' mi affascina come personaggio, mi affascina, ma cerco di capire e dire, ma sì, ma è un pirla, perché alla fine fa il pirla, però lo fa in un modo particolare, quello secondo me è il punto di forza, cioè certo. Come lo fai... Lo stile, certo. E lo stile è sicuramente la cosa che ti differenzia tantissimo. Poi secondo me ci vuole anche culo, nel senso entrare un pochino nel giro. Sì, magari ti pubblica una rivista, ti posta un portale grosso, oppure sì. Lo stesso Instagram, come i primi influencer che sono usciti quando c'erano i famosi suggested di Instagram. Sì. All'inizio Instagram suggeriva degli utenti che improvvisamente si trovavano con 100.000 follower. Adesso poi vedo questa tendenza che riguarda un po' Instagram, ma soprattutto YouTube, il fatto che il canale che comincia a crescere un pochino arriva, che ne so, i fatidici anche 20.000 iscritti, no? Che comincia a diventare un bel numero, e poi rientra un po' nella crew di altri YouTuber che hanno la necessità di passarsi, diciamo... collaborazioni varie. E l'autorevolezza passa dalla collaborazione. Esatto. Ma quella è strategia, eh? È una strategia, infatti questo lo diciamo per chi è più, diciamo, ci vuole anche strategia.
E quindi secondo me la bravura di qualcuno è entrare più o meno, superare una soglia minima di attenzione e poi lì giocarsela bene, diciamo facendosi trasferire un po' di autorevolezza dagli altri. Esatto, bravissimo. E sicuramente questo funziona. No, volevo dire anche una cosa, magari non per fare l'anziana, però un problema che io ho riscontrato molto nei ragazzini di oggi è il fatto che comunque loro vedono questi modelli di riferimento e pensano che il massimo dell'aspirazione sia diventare un influencer. In realtà non tutti sono capaci di farlo, non tutti hanno qualcosa da raccontare, magari sono bravissimi in tanti altri campi e se ne dimenticano, perché per loro il massimo è diventare, vogliono tutti diventare influencer, e questo è sbagliatissimo. Comunque rischi di perdere completamente la conduzione della tua vita e buttarti nel fare qualcosa che non è prolifico per la tua vita e per il tuo percorso, perché magari a 12 anni ancora non ti rendi bene conto di quale... Sicuramente a 12 anni non ti rendi conto. Di quale è veramente la strada che devi prendere, però non è sicuramente imitando e scimmiottando gli youtuber o gli instagrammer che poi riesci ad avere un successo nella tua vita, anzi... Cioè, loro devono diventare come un pochino come quando guardavamo la televisione noi, non è che volevamo diventare ma buongiorno. Io volevo diventare con Drake, sinceramente. Però vabbè, non tutti avevano questi problemi a livello infantile. Io, Johnny è quasi magia, ma solo perché era circondato... No, siete volgarissimi, non ho usato questa parola. Sì, no, questo è verissimo, è come la famosa notizia di quella ragazza americana che si è bruciata tutti i soldi pur di girare e farsi vedere in foto ovunque. Però poi è stata richiamata dai media, quindi può darsi che era stata anche questa una strategia. Dire ho finito i soldi, adesso fatemi diventare influencer. Anche perché chi diventa influencer, secondo me, è un percorso più naturale possibile, cioè nel senso... Non lo diventi perché lo vuoi diventare, perché comunque crei... Non lo so, non lo so. No, aspetta, ha detto una cosa molto intelligente, che io vado dicendo come un pazzo in giro per panel in tutta Italia. È verissimo, cioè, una cosa è essere creator, è un lavoro, una professione che richiede delle competenze. Una cosa è essere un attore, piuttosto che una modella. Grazie per avermi indicato come attore. No, tu fotomodello. Sono fotomodello. Ah, scusa, è vero. Attore, per cappelli. A volte dimentico. Per cappelli. Non dimenticare mai che sei un fotomodello. Grazie. Grazie mille. Salutiamo la signora intanto, la mia fan. C'ha 2000 anni, giusto per chi non l'ha visto. Tutto a brodo, insomma. Sì. Non lo so, però. Comunque, quello che diceva lui è vero, perché non si può voler diventare influencer. Influencer è un riconoscimento che ti viene dal mercato, dal pubblico. Certo. Quindi se io esco fuori raccontando qualcosa, un'esperienza, un luogo dove sono andato, piuttosto che indossando un capo d'abbigliamento o mangiando qualcosa, riesco a influenzare delle persone... Nel senso che queste persone poi vanno in quel ristorante, vanno a scattare la stessa foto e si prenotano nel viaggio per andare in quell'esatto posto. È il mercato, cioè sono le persone, sì, il pubblico che mi riconosce come influencer. Quindi influencer non è un lavoro, non è scelgo di fare l'influencer, io scelgo di fare il creator, perché tra l'altro ricordiamo che i quattro ragazzi di questo panel venivano da percorsi completamente diversi. Due erano diventati influencer, sono diventati influencer, diciamo così, quindi riconosciuti, no? Influencer di fatto, il ragazzo indossa i vestiti, li vende, mi ha fatto vedere anche il suo fatturato, non ve lo dico, è uno che lavora bene. Big money. Big money. Lui è passato per Uomini e Donne, ok? Cioè, nel senso, la sua notorietà poi, quindi dalla TV è diventato anche un imprenditore, un influencer. C'è invece chi dai propri contenuti, quindi dal lavoro creativo, no? Che viene dalla propria mente, è arrivato alla stessa posizione più o meno, no? Ad avere 1,5 milioni di follower, come è il caso di Emi. Per cui è importante quello che diceva lui per dividere, no? Se tu vuoi diventare qualcuno, è come una volta si voleva diventare famosi ma non si sapeva cosa si voleva fare. Cosa vuoi diventare famoso? Vuoi fare l'attore, il cantante? Okay? Quindi vuoi fare il content creator, il fotografo, il videomaker, piuttosto che vuoi andare a Uomini e Donne, vuoi fare l'attore, l'attrice, la modella, l'indossatrice. Quindi parliamo di lavoro quando si parla di content creator piuttosto che di attore. Di influencer di qualsiasi cosa, ci sono degli influencer che semplicemente consigliano come fare delle belle foto, quindi come usare Lightroom in post-produzione, certo. Hanno avuto successo perché tutti vogliono fare le foto. Quindi è importante questa distinzione che ha introdotto Alessandro.
Grazie Alessandro, sei una persona... Sei un grande. Ogni tanto dico così. Dai sempre uno spunto in più. No, questo è verissimo, però io volevo dire anche il contrario, paradossalmente. Vai. Perché secondo me, almeno guardando un po' le esperienze di alcune influencer, comunque per youtuber, come li vogliamo chiamare, chi vince e chi ha determinate caratteristiche. Intanto la costanza, perché la cosa che lo sbattimento di creare il contenuto sempre e un pochino crederci, nel senso che vivere nell'ottica di doverci riuscire, perché poi, come dicono tantissime esperienze, non è una cosa che ottieni, sì, qualcuno ci riesce, però fino a che non passa un anno e mezzo, tu non vedrai mai dei risultati, esatto. Quindi ci devi un po' credere, quindi sì, avviene in modo naturale perché tu pensi di avere le carte, però devi avere qualcosa da raccontare sicuramente, o sì, come lo racconti. Esattamente, comunque non è che basta raccontare qualcosa che in quel momento va di moda per diventare influencer, oppure copiare qualcun altro, perché comunque evidentemente quel qualcuno che già lo fa si è inventato qualcosa di nuovo. Sì, sì, quello sì, è vero. Quello... Quindi la costanza sicuramente ci vuole, perché se non sei costante non vai avanti in questo campo, esatto. Come in tantissimi altri campi ovviamente. Però non basta. Ci vorrà un po' di talento anche, che dire, un po' di talento. Un po' di talento, poi c'è chi non ha un grandissimo talento, ma sopperisce... Con lo sbattimento. Con lo sbattimento, chiamando bravi fotografi, pagandoli, bravi videomaker, chi sa gestirti. Tu magari sei un personaggio, bella presenza, hai dei contenuti belli, ma non sai crearli poi a livello visivo, certo, in modo qualitativamente adeguato, ti crei il tuo staff. Sì, sì, è vero. E ci vogliono soldi, talento, tempo, costanza, ci vuole tutto questo insieme. Sì, poi non c'è una regola vera. Perché... Poi se nasci gnocca e vabbè. Beh, che ve lo dico a fare, io faccio parte di questa categoria protetta. Non tutti sono come te, cioè tu devi capirli gli altri, sai, Nicola. So, mi spiace per loro, non hanno tutte le carte. No, è verissimo, anzi, questa cosa del, diciamo, del contenuto, no? È molto interessante, perché se andiamo a vedere poi diverse esperienze, c'è chi basa, ad esempio, tutto sulla propria creatività o comunque il modo di raccontarlo. Quindi lì la qualità passa in secondissimo piano. C'è gente che fa foto proprio tristissime, però è quella la cosa che lo caratterizza, paradossalmente, no? Mentre poi c'è chi invece gioca molto sul patinato. Adesso uso questo termine, forse sbagliato, ma c'è chi ha una cura maniacale per il contenuto e viene... diciamo viene caratterizzato per quello, però non è una regola standard, no. Cioè non c'è una regola sostanzialmente, ognuno ha un suo modo, certo. E forse questo è anche il bello, no? Perché certo, anche questo è vero, sì. Siamo stati veramente, stiamo finendo in modo tristissimo, abbiamo spaccato i marroni per troppo seri, abbiamo iniziato come dei cazzoni questo panel, però è stato molto interessante. Dai, figo. Siamo tutti molto intelligenti. sentiamo intelligenti. Ci sentiamo molto intelligenti in questa radio. La gente dice così. Poi. Magari qualcuno ci vuole contraddire, non lo cagheremo di striscio. Abbiamo domande. La critica non ci interessa. Cancelleremo tutti i commenti negativi. Siamo un po' grillini, quindi non ci interessano le critiche dei mass media. Andremo avanti per la nostra C'è un altro fan che ti guarda fisso. Guarda. Sì, c'è un signore pittore che conosco. Mi amano tutti in questa città. Devo dire. C'è anche Alla Parrucchiera, la salutiamo. Oh. È veramente il top. Va bene, direi che a questo punto andiamo a vedere altri panel. Magari torniamo qua con altri ospiti, sarebbe una figata. No. Lì... Abbiamo in anteprima... Ma sta venendo... Bellissimo, panico, paura, fotografie segnanti qui da noi, rimarrete tutti segnati dato questo. Stupendo. Va bene, allora è stato un sogno. Ciao a tutti, grazie. Al top. Chiudiamo questa diretta fantastica, attenzione a non parlare, vi dico io di parlare perché poi capito, mi sto spiegando male.